Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con un nuovo episodio di Minecraft. Signori, intanto prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto che date alla serie, anche se in minima parte, ma io ringrazio sempre. Signori, allora, abbiamo della terra nel nostro inventario, abbiamo del pane, abbiamo dei semi e abbiamo un piccone con silk touch, che è questo di qua, sì. Cosa facciamo? Andremo a allargare il villaggio. C'è una piccola novità, signori. Giustamente i villaggeri stanno crescendo, stanno aumentando. E da cazzo è finita. C'era un gatto. Mi è sparito il gatto. C'era un gattino. Che cazzo è fatto? È volato di qua sotto. Si è lanciato di sotto il gatto. Si è lanciato di sotto il gatto. Faceva miau miau. Tu che cazzo lo fai? Invece di controllare il gatto, balli da solo. Va bene, signori. Allora, dobbiamo allargare il nostro villaggio. Come facciamo? Allora, dobbiamo recuperare intanto della caccia. Perché diciamo che la base... No, no, eccolo. Guardate il gattino. Guardate che simpatico il gatto che giustamente scappa perché non è nostro amico. Vedi che di là caschi, scemo. Dovremmo trovare del pesce da dargli. Vero, non abbiamo mai pescato in questa serie. No, non abbiamo mai pescato. Allora, abbiamo della caccia? Sì. Non tantissima, ma ce l'abbiamo. Con 23 brocchi... Con 23 brocchi, però. Con 23 brocchi non ci faccio niente. Allora. Piantiamo un poco di acacia. Piantiamo degli alberi di acacia. Abbiamo il bone meal, quindi potremmo tranquillamente spammare. Ma il tempo che intanto rompiamo tutto, sistemiamo, facciamo, diciamo, penso che... quest'albero crescerà tranquillamente, quindi mettiamone due, uno qui e uno qui, che tra l'altro neanche l'avevamo piantato, perfetto, così diamogli il tempo, e così qui spunteranno gli alberelli di... Riesci ad aprire una cassa? Non è difficile, perché non mi apre la cassa? Ok, niente, si era un attimino rincretinito. Dobbiamo effettivamente farci un'ascia, perché dobbiamo rompere qualcosa, quindi direi di farci semplicemente un'ascia di ferro. Abbiamo finito i sticchettini, va bene, non fa niente. E andiamo in maniera decisa, signori, a modificare il villaggio, perché mi sta bene che è bello popoloso, addirittura due golem, signori miei, due golem, però a noi interessa fondamentalmente che i tizi... che intanto mi interessa allargare il villaggio, su questo non c'è dubbio, e mi interessa soprattutto che magari i golem spawnino lì dentro, quindi direi di allargarlo... anche di... sì, diciamo che così mi sta bene. Non so di quanti blocchi, di tre blocchi. Lo stiamo allargando di tre blocchi di qua? Mi basta? Tre blocchi e qualche blocco più là dietro, più in fondo. Sì, sennò poi diventa ingestibile poi, signori. Diventa poi ingestibile. Lo allarghiamo leggermente. Allora, non so quanti blocchi precisi voglia un golem per spawnare, però noi abbiamo finito i blocchi di acacia. Va bene, iniziamo a mettere la terra. Ce la fai a mettere i blocchi di terra? Vedete, perché stai a mettere la terra? Perché dobbiamo perché di qua allarghiamo. Appena poi, ora poi con calma romperemo quel muro di là, metteremo il vetro da questa parte. Sarà un discorso molto particolare, ma ci riusciremo. Non interessa soprattutto recuperare tutto il vetro. Ok, di qua noi continueremo un altro poco. Diciamo che così direi che va bene. Allora io direi che intanto possiamo recuperare col piccone di silk touch questo, tutti questi blocchi di vetro di qua sotto. Ok, e li mettiamo a giro in modo tale che loro non possono scappare. Faremo una sorta di costruzione a momenti, a fasi. Allora, la caccia, abbiamo due blocchi, ok, li mettiamo qui. No, l'angolo dove va a finire qui, è giusto? Sì, l'angolo della casa va a finire qui, quindi facciamo uno, due, e questo lo possiamo recuperare pure, che tanto qui non serve, e facciamo tre. La 1, la 2 o la 3, perfetto. Questi 15 blocchi li andiamo a mettere a giro così loro
possono iniziare a venire da questa parte, ma non possono scappare. Intanto loro sono andati a dormire. Questa per noi è un'ottima cosa, perché se loro dormono noi possiamo rompere tutto come se non ci fosse un domani. Sicuramente mi mancherà del vetro, quindi dovremo comunque andarlo a prendere da qualche parte. Da qualche parte dovrò andare a prendere della sabbia per portare altro vetro da noi. Però intanto tutto questo noi lo leviamo. Decisamente meglio col spiccone, con il tocco di velluto, decisamente meglio. Allora, qui noi siamo arrivati qui, dobbiamo continuare a chiudere qua. Ok, però ci fermiamo qui, così, perfetto. Loro in questo momento possono ancora scappare perché di dietro è completamente aperto, ma noi saremo velocissimi ad andare a recuperare l'altra acacia, che non sarà minimamente cresciuto. L'albero acacia invece è cresciuto. Mi ha smentito subito ed è anche un gran bel alberone. Dai, dai. È finito? Ma come, pensavo fosse enorme, piccolino. Bah, le illusioni. Allora, va bene, signori. Allora, recupero un poco di acacia. Recupero la sabbia. Quindi facciamo un breve stacco e ci vediamo appena ho tutti i materiali pronti, praticamente, per effettivamente allargare tutta la situazione. Ok, signori, riprendiamo la linea perché abbiamo messo tutta la casa a giro, quindi diciamo che abbiamo fatto il nuovo bordo che interessava a noi. Abbiamo allargato anche la parte dietro e quindi questo già è un buon passo avanti. Ora di qua noi possiamo levare questo vetro di qua sotto. Recuperiamo questo vetro di qua sotto, loro stanno dormendo, quindi siamo relativamente tranquilli. È un lavoro da fare in maniera stealth, mentre loro dormono. Domattina si sveglieranno e diranno: ma cosa cazzarola è successa al nostro villaggio? Ma non vi preoccupate, saranno più contenti, perché tra l'altro dobbiamo farli anche ingrandire, sti villaggeri, signori. Dobbiamo farli ingrandire. Allora, vetro, qua mettiamo un blocco di terra, perché noi li dobbiamo comunque chiudere, vetro, in modo tale che loro non riescano a scappare, perché se mi scappano i villaggeri, signori, diciamo che dopo gli episodi di ieri potremmo veramente disinstallare tutto e chiudere la serie in maniera cattiva e violenta. Allora, dai, così, perfetto. Allora, loro in teoria dovrebbero essere chiusi senza nessuna possibilità di fuga. E questo già è tanta. E questo è già importante. Questo è già importante. Recuperiamo un attimino questo vetro di qua e ci sentiamo dopo. Ok, signori, dopo un rapido taglio per voi, un po' più lungo per me, siamo tornati qui. Io ho messo del vetro a cuocere, che in questo momento non abbiamo. Però abbiamo finalmente allargato un attimino qui il nostro villaggio. Dobbiamo sostituire quei pezzi di terra che non mi piacciono per niente. Ora qui l'erba piano piano si allargherà, la cosa diventa sempre molto più carina. Recuperiamo il vetro che sta cuocendo. Non posso ancora dare il pane o altre cose da mangiare ai villaggeri, signori, perché sennò se spunta un piccignaccolo la torcia lì non ci sta. Sì, mettiamo 70.000 torce. E se spunta un piccignaccolo scappa da sotto praticamente, e questa cosa non è per niente buona. Quindi abbiamo il vetro, torniamo dentro. Allora mettiamo intanto il vetro qui, così qui abbiamo chiuso, perfetto. Aprimi questa porta, riusciamo a entrare? Sì, perfetto. Chiudiamo di qua. Ok, perfetto. Non mi basteranno mai i blocchi per chiudere tutto quanto il giro, ma nel frattempo stiamo cuocendo l'altro vetro. E invece sì, signori, dai, ci siamo riusciti. Ci manca solamente tutto il giro sopra. Ci manca solo tutto il giro sopra. E però ce l'abbiamo fatta. Dai, è così, va bene, va bene.
Me gusta. Ci abbiamo un blocco dietro che non possiamo posizionare e lo mettiamo di qua. Dov'è il mio amico quel cartografo? Vieni qua. Amico cartografo, vieni qua che ti do tutto il pane. C'è il corri-corri per il pane, che cos'è? Neanche se dico, tieni, piedi tutto il pane. Prendetevi il pane, signori. Così, anzi, vi do pure le carote, così le carote vi piacciono pure, no? Mangiatevi pure le carote e pensate a fare un altro bambino, che al momento non avrà dove dormire perché qui c'è un solo letto, ma questa casa dovremmo modificare, come dovremmo modificare questa parte di qua del prato. Però, mentre questi qua amoreggiano, signori, io vi dico che per questo video è tutto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento domani. Senza, non ve lo dimenticate, mi raccomando, e iscrivetevi. No! Hanno litigato! Ma porca miseria, perché sta calando la notte? Hanno litigato perché sta. Ma andate a cagare, ma.